clap, clap your hands, clap your hands with me. Clap them fast. Clap them slow. Benvenuti a Edu Giochiamo dalla vostra scrittrice del cuore e da Jackie il Rosso! Ma vi ricordate la volta scorsa? Abbiamo parlato del cervello e parleremo ancora del cervello perché è un argomento enorme! A proposito del cervello, facciamo due tabelline. Quanto fa 7x7? 21? No, ma cosa sta succedendo? 2x2? 8. No, c'è qualcosa che non va, devo fare qualcosa, c'è qualcosa nel mio cervello che non va. Proviamo con uno scioglilingua. 33 trentini. Oh! Cosa è successo? Mi si è andato il cervello in pappa. Dimmi, Jack, cosa sta succedendo? Dimmelo tu. Che roba dai numeri? Non riesci neanche a contare? Non ci credo. Speriamoci le meningi. Cosa vuol dirci, Chiara? Ci spremiamo le meningi, NASA svegli? Non so, sfingi. Alleniamo la memoria. Con filastrocche e poesie e gli indizi troveremo... Sono più furbi delle spie! Ma cosa mi era successo prima? Mi è andato il cervello in pappa? Avevo il cervello sopra il cappello? Ma sono tutte espressioni, bambini, che... hanno un significato, perché col cervello ci sono tantissime espressioni, modi di dire. In questo caso volevo dire che non riuscivo a usare la mia intelligenza. E cosa vuol dire, per esempio, fare il lavaggio del cervello? Lo chiediamo al nostro amico Jack. Ci spremiamo le meningi, siamo svegli, non so sfingi. Che bella questa doccia! Ma sono qui sotto a lavarmi il cervello! Mi sto lavando il cervello con lo shampoo! No! Lo chiediamo a Gigi cosa vuol dire, perché oggi continuiamo a parlare di cervello! Gigi! Ciao bambini! Eccoci di nuovo insieme, Gigi Grosso, il medico dell'osso, e il nostro Jack! Ciao! Ciao Jack, come stai? Bene! Bravo Jack, bravo! Sono tutto orecchie per la seconda puntata sul cervello! Sì, Jack, ma tu ti ricordi la prima puntata sul cervello? Io me la ricordo! E i bambini? Sai, Jack, oggi continuiamo i nostri, diciamo, incontri con i bambini e le nostre puntate sul cervello parlando di... un lobo particolare. Qual è questo lobo particolare? Come si chiama? Jack, qual è? Il lobo, ti fatti fare una carezza, mi piacciono le carezze. Perché tu vai a finire chissà dove. Mi piacciono le carezze. Jack, oggi parliamo del lobo parietale. Cosa vuol dire parietale? Con una parete? Fatti fare un'altra bella carezza, Jack. Perché non ti fermi così? Bello, Jack.
Senti, Jack, il lobo parietale si chiama così perché deriva dal latino parete, quindi parete che ci difende, difatti sta qui, guarda. Come un muro? Ah sì, ci difende da tutto quello che ci cade in testa, Jack. Ecco perché Chiara si è messo un cappello, è come Sai, un cappello. Jack, il lobo parietale è il terzo per grandezza del nostro cervello. Quanto è grande? È terzo ed è grande il 19% di tutto il cervello. E sai il primo chi è? Chi è? Il primo è il lobo frontale. Quello di cui abbiamo parlato la volta scorsa! Sì, Jack, il lobo frontale è quello più grande, perché nel lobo frontale ci sono tante cose importanti, Jack. Poi noi non abbiamo approfondito, ma nel lobo frontale addirittura ci sta il centro della psiche! In quello parietale! C'è un bellino, Jack! Ti posso fare delle carezzine ogni tanto? Oh, sì, sai che mi piacciono! Anche perché... poi ci dirai come le sento. Allora, Jack, dicevamo che il lobo parietale rappresenta il 19% del cervello, mentre il 41% è fatto dal lobo frontale, il 22% è fatto dal lobo temporale, quindi viene subito dopo il frontale col 22%, e invece solamente il 18% al lobo occipitale. Allora siamo terzi in classifica, dai, siamo terzi in classifica! Jack, poi ti volevo dire sempre una cosa. Senti, Jack, poi sai che nel lobo parietale, cari bambini, è suddiviso a sua volta in una parte superiore ed una parte inferiore, nella zona più dietro, quella vicino al lobo occipitale. Vicino al collo. E poi ti voglio dire che il lobo parietale non è unito agli altri. Allora, Jack, abbiamo detto appunto che ci sono delle funzioni nel nostro lobo parietale, ma oltre quelle che abbiamo appena finito di dire, ci sono delle altre funzioni. Quali? Per esempio, Jack, il lobo parietale ha una funzione importantissima, quella più importante, che viene subito dopo quella scissura, quel burrone che... Sì, aiuto! Quel burrone, il burrone di Rolando, ti ricordi? Subito dopo questo burrone, lungo tutto il lobo parietale, ci sta la cosiddetta area sensoria, cioè quella che ci permette di sentire quando noi tocchiamo delle cose, quindi la percezione del tatto. La percezione del tatto sia quando un qualche oggetto è caldo, quando un oggetto è freddo, quando un oggetto brucia. Aiuto, che dolore! E quindi anche quello di sentire il dolore, Jack. Che male! Senti, ma c'è anche un burrone senza nome? Sì, Jack, l'abbiamo detto prima quando abbiamo parlato che il lobo parietale era unito oppure no agli altri lobi. E infatti questo burrone che tu dici che si chiama senza nome è il burrone che si chiama la scissura lobo parietale lobo occipitale, quindi la scissura parieto occipitale. Gli diamo un nostro nome? Sì, che nome gli vogliamo dare? Gigi Jack! Jack sarebbe bellissimo dargli questo nome. Quanto sei bellino, Jack! Senti, quindi poi ci sta, Jack, oltre a queste funzioni che abbiamo detto della percezione sensoriale, c'è un'altra importantissima funzione del lobo parietale. Sai qual è? Qual è? È quella dell'interpretazione delle parole che ascoltiamo. Capiamo quello che diciamo? Certo, quando una persona parla e noi interpretiamo quello che sta dicendo, è il lobo parietale che sta in funzione, che sta funzionando.
E lo stesso modo, caro Jack, noi interpretiamo anche quando leggiamo le parole scritte, anche quelle, quindi... Va bene per i bambini, per capire... L'interpretazione delle parole, sia verbali, quelle che si sentono con l'orecchio, sia anche quelle che si leggono con gli occhi, è lì che il lobo parietale funziona e ci fa percepire, quindi interpretiamo queste parole. Senti, ma anche... Per le tabelline! Bravo, Jack! Ecco perché Chiara si è dimenticata tutto! Jack, vedi, siccome tu sei un globulo rosso e vai in giro per il corpo e vai anche nel cervello... Tante volte ci passo nel cervello, quante volte! Porto il 20% di più di ossigeno! È vero, Jack, e difatti tu hai sicuramente visto che in questa parte del lobo parietale, ragazzi, bambini che ci state vedendo e ascoltando, sapete che lì risiede anche quella zona del nostro cervello che è deputata a fare i compiti matematici, a fare i calcoli. Per cui, grazie al lobo parietale, noi possiamo fare 2 più 2, quanto fa? 7? 7 meno 3! Jack, ti ho fatto uno scherzo! Perché se mi dici 7 significa che il lobo parietale non sta funzionando. Senti, Jack, quindi abbiamo detto praticamente quasi tutto, no? Del lobo parietale. E adesso cosa vogliamo fare? E adesso cantiamo la canzoncina! Ma voi vi sentite in vena? Sì! Dai! Ciao, bambini! Ciao! Cari bambini, ed eccoci qui nella parte del programma che a me piace di più, che io amo tantissimo, e cioè la parte dei perché, caro Jack. E a proposito dei perché, Chiara aveva chiesto cosa vuol dire fare il lavaggio del cervello. Il lavaggio del cervello, Jack, significa che noi normalmente abbiamo la libertà di pensare e di agire, e cioè ci viene in mente qualche pensiero e lo facciamo, tipo per esempio mi viene in mente di scendere giù di casa e andare in giro per il giardino, e questa è libertà, e quindi pensiamo e facciamo, mentre lavaggio del cervello significa che qualcuno all'esterno di noi ragiona al posto nostro, ci fa lavaggio del cervello e ci dice: non devi uscire di casa, devi stare a casa e devi sederti sulla poltrona, e tu te ne stai a casa e ti siedi sulla poltrona, e quindi non siamo più liberi. Perché il suo pensiero diventa il tuo, e allora, bambini, dobbiamo pensare tutti con la propria testa. Bravo, Jack, proprio come Giulia. E Giulia ci chiede: cosa vuol dire quando un bambino non riesce a parlare, non riesce bene a spiaccicare le parole? Bello, Jack. Quando un bambino non riesce più a parlare in una maniera corretta, significa che il lobo parietale sta soffrendo. E se soffre poco, si parla di disfasia. Una parolona! Se invece, Jack, questo bambino non riesce proprio a parlare, questa, diciamo, malattia si chiama afasia. Con la A come Alice, che chiede? E se un bambino non sa fare le tabelline e non riesce a fare di calcolo, cosa vuol dire?
Bravo Jack, è sempre il lobo parietale in questo caso, sai, ne abbiamo parlato prima quando abbiamo spiegato a che serve. Il lobo parietale serve anche a fare dei calcoli, per cui se un bambino o anche un adulto tante volte... Come Chiara prima! Esatto, non riesce a fare i calcoli, si parla di una malattia che si chiama, guarda Jack, che nome difficile... Discalculia! Sempre paroloni! Bravo Jack! E se un bambino non riesce tanto a leggere e gli ballano tutte le parole? Bravo Jack, anche questo è sempre... Ballano come balloni, no? Sì, fa parte sempre di una sofferenza del lobo parietale che appunto, come abbiamo già detto prima, è responsabile dell'interpretazione sia del linguaggio verbale che quello scritto. Quindi se un bambino non sa né interpretare le parole che ascolta, che sente, e non sa interpretare le lettere oppure le scritture che ci sono sui libri, si parla di dislessia. Una parolona! Jack, però anche in questo caso, quando il bambino oppure l'adulto non riescono proprio a interpretare niente, non ce la fanno nemmeno, cioè non è che si sbagliano, ma non riescono proprio a interpretare, si parla di alessia. Che non è Alessia? Alessio! Mi hai tolto la battuta! Sì. Senti, ma se io per esempio tocco una mela, ma non capisco che cos'è, c'entra il cervello? Bravo Jack, anche qui c'entra il cervello, bravo Jack, anche qui c'entra... Ma tu sei troppo forte. Sì, c'entra sempre il lobo parietale, perché abbiamo detto che il lobo parietale c'ha quest'area che è deputata alla percezione del tatto. Quindi se quest'area non funziona più, noi non riusciamo più a capire che cosa stiamo toccando, non riusciamo più a percepire né il caldo, né il freddo, né il dolore, né niente. E quindi si parla di agnosia, agnosia tattile. Che non sono gli gnomi. No, non sono gli gnomi, no. E se uno non riesce a stare o a capire dov'è, in che, dove si trova la sua locazione. Collocazione. Mi piace questa locazione. Sì, stavo cercando una parolona perché volevo far vedere anch'io, sì, che anch'io sono colto come te! Jack, ma tu sei meraviglioso perché sei pieno di spirito allegro. Sì. E a me mi fai sorridere tanto. Le parole piene di energia, di ossigeno. Jack, a proposito di questa domanda, noi abbiamo detto che sempre nell'area del lobo temporale c'è un'altra funzione di questo lobo, e cioè è quella che ci fa capire, ci fa percepire dove noi ci troviamo, in quale spazio, in quale dimensione ci troviamo. Se per esempio ci troviamo dentro alla stanza di casa, oppure se ci troviamo nella stanza dell'ufficio, oppure se ci troviamo in un aereo. Oh, che bello volare! Oppure se ci troviamo nel treno, oppure se ci troviamo sott'acqua. Che belli pesci! Ecco, se quest'area del cervello, del lobo parietale, non funziona, noi non riusciamo più a capire dove ci troviamo, e questa malattia si chiama aprassia. Un'altra parolona. Faccio io ora una domanda a te. Sì. La sai? E sentiamo. Cosa fanno due neuroni in bicicletta? Cosa dice uno all'altro? Cosa dice? La sai. Non lo sai, Jack, che io non lo so. Non la sa. Uno dice all'altro, se mi superi, mi girano le rotelle! Bravo Jack, ma troppo forte! Ciao bambini! Ciao! Oggi, nella magia delle storie, facciamo un gioco di parole. Abbiamo parlato di parole col cervello e facciamo un gioco di parole con chi? Ma con il nostro mago librone, Magozz. Lo vuoi fare un gioco con noi, Magozz? Ciao, Chiara!
Sai, io ci sto sempre a giocare, carissima Chiara. Lo sai, perché sono un giocherellone. E allora, proviamo a indovinare questa parola. Incomincia con la E, finisce con la A e sono 6 lettere. Ma sei diventata come Jack? Ho messo un po' anch'io la maglietta come Jack, avete visto? Vuoi fare un cruciverba? È un indovinello semplice semplice, tu che sei un mago, tu che sei... Io sono un mago, però mi dai un indizio? È una parola che indica gioia. Dai che la sai, incomincia con la E e finisce con la A. E sono 6 lettere. Aspetta, aspetta. Io sono un mago e mi faccio aiutare dai miei amici maghetti. Aspetta, aspetta, aspetta. Sono arrivato! Evviva! Bravo, evviva! E poi incomincia con la M e finisce con la O. Non te lo dico neanche perché lo devi indovinare così. Questa è facile, Chiara, troppo facile. Comincia con la M e finisce con la O. Bambini, avete indovinato anche voi? Sì, che anche Jack ha indovinato. Io penso che sia proprio mago. E poi... Hai indovinato? Hai indovinato! E poi incomincia con la L e finisce con la E. È troppo semplice. Ma qui troppo si sta parlando di me. Allora, raccontaci tutta la frase. Allora... Non ci vuole un indovino. Sarà Librone? Evviva Mago Librone! Evviva Mago Librone! E lo sapete, bambini, perché? Perché è il suo compleanno! No! Sì, è vero! Lo sai che me ne ho dimenticato? Sai, Chiara, io sono tanti, 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 tanti anni. E dici quanti, dici quanti, dici quanti. Lo vuoi sapere? Lo voglio sapere, e con noi tutti i bambini. Dai bambini, sentiamo quanti anni ha Magoz. E Jack cosa dice? Jack ce lo dirà dopo. Non cercare di distogliere da questa domanda. Chiara, devi sapere che io ho molti, molti, molti anni, perché sono un mago e quindi ho molti, molti anni. Secondo te? Più di 1000. Brava! E allora, per festeggiare il suo compleanno, oggi non gli facciamo fare nessuna magia, o forse farà solo magia con Jack. E sentiamo un po' cosa ci dice Jack a proposito del tuo compleanno. Jack? Che bella la torta! Che bello festeggiare! E anche riposare, io che sono sempre in circolazione! E a proposito di riposo, cosa fa un globulo rosso per riposarsi? Lo sa, Magoz? Non lo sa, non lo sa. Ve lo dico io, sparisce dalla circolazione! Ma ora sapete che c'è una sorpresa prima della zia fata Colibrotta. Ecco Giulia! Giulia che balla e ci sta guardando in TV! Magoz, Mago Librone, ce la fai la magia? Ehi, ehi, mi avete cercata? Sì, zia fata Colibrotta! Oh, ciao Jack, vuoi sentire una storia? Voglio sentirla con tutto il cuore. Che bello, che bello. E allora, con amore, ragazzi, pronti alla magia delle storie e della lettura che ci aiuta a non aver mai più paura. Abracadabra, parlo come creo e mentre creo parlo, eccolo qua.
il libro apparirà. Torniamo al nostro bravissimo Fabian Negrin, un artista che anche scrive, illustra e dipinge tavole magiche e fantastiche. Ma siccome io vivo a Napoli, una città all'ombra del vulcano, nata dal mito della sirena Partenope, non posso non leggervi quest'oggi e donarvi la Sirenetta. Bellissimo! E allora concentriamoci, pronti, accomodati e spaparanzati. Il suono della magia abbia il suo via e la storia inizia. Dalla nave che affondava in mezzo al mare, una giovane sirena salvò un uomo da baciare. Lo portò a terra e lo adagiò sulla sabbia. Poi tornò in acqua, ma si sentiva in gabbia. Vorrei essere donna per restare con lui. E così cercò la strega negli abissi bui. Avrai due gambe, ma non avrai la voce. Avrai le gambe, ma ogni passo sarà atroce. Se lui ti sposerà, sarai per sempre umana, ma se non ti vorrà, diventerai schiuma. Lei tornò dall'uomo, convertita in fanciulla. Lui la riempì di affetto, ma amore nulla. Lei era zoppa e muta, e così lui prese per sposa una donna agile, loquace e armoniosa. Sirenetta tornò al mare e si tuffò nella schiuma. Si sollevò in aria e volò come una piuma. Ciao bambini. Che dolce questa fiaba! Un po' triste, ma bella. E dopo la lettura appassionata della zia Fata Colibrotta nel suo cielo blu, bambini, vi aspettiamo alla prossima puntata. Scriveteci come ha fatto Giulia. Avete visto che bella il ballo di Giulia con Jackie il rosso? Dai, provateci anche voi. Vi aspettiamo su Edu Giochiamo. Ciao! Ognuno è governatore e arbitro delle proprie idee e di quello che fa. Crea anche tu un futuro migliore. Partecipa e iscriviti a Insalux. Oppure dona il tuo 8 per 1000, perché anche una sola goccia compone il mare.